progetto molto sì. Così anche pubblicizzato in un contesto anche di valutazione vera e propria. Ecco, volevo fare un'altra domanda su un altro romanzo di cui il Resto di Carlino ha dato ampio spazio, ed è uno tra questi, è il secondo romanzo che hai scritto tu, che è quello della la radio nel pagliaio. Sì. Ecco, questa radio nel pagliaio, ad esempio, che io sono andato a vedere tra le due opere, ha avuto delle grandi recensioni, no, lusinghiere, a cominciare, come dicevo, da quella del Resto del Carlino, che ha dedicato poi un'intera pagina, mi sembrava di aver visto su internet, un'intera pagina di questa tua opera, di questo tuo romanzo. Come ce ne vuoi parlare un attimo, magari in forma molto breve, abbreviata, di questa radio nel pagliaio, cosa significa, cos'è? Per chi non la conosce, ecco. Anch'io la conosco, ma sommariamente. Ecco. Qui c'è mio fratello, qui lui è stato con me praticamente presente quando abbiamo fatto le divisioni dei beni dei nostri genitori. In quel momento è tornata fuori una radio che era stata messa in soffitta, proprio questa. Chi la prende, chi non la prende, alla fine appunto, è toccata a me. La radio. A questo punto mi è venuto in mente che questa radio durante la guerra mio padre l'aveva nascosta in un pagliaio. Perché in un pagliaio? Perché non voleva farla prendere ai tedeschi, perché i tedeschi cercavano di requisire queste cose per non farle sentire le notizie appunto delle loro disastrose battaglie dove praticamente perdevano in continuazione e dovevano allontanarsi sul fronte italiano dal sud verso il nord. E cosa ho fatto praticamente? Mi sono tornate in mente queste cose e a questo punto ho pensato di scrivere qualcosa. Mi sono messo a scrivere praticamente, ho visto che un ricordo me ne richiamava un altro. E a questo punto è venuto fuori il ricordo di tutta la guerra, di quando ero bambino, la guerra che è stata combattuta, che è stata vissuta praticamente qui da noi, in Urbino. Noi qui a 10 km nemmeno avevamo appunto la linea gotica sulla frontiera del Foglia, del fiume Foglia, che poi continuava a proseguire praticamente lungo tutto l'Appennino fino alla Spezia. Pensate, una linea trasversale che partiva da Pesaro e arrivava alla Spezia. Una linea praticamente che era di difesa, ricca di difese naturali come appunto il fiume Foglia oppure le montagne dell'Appennino, e una linea che era stata rafforzata poi dai tedeschi con difese appunto create da loro, ecco. E io mi sono ricordato, ecco, di quando uscivamo di casa, ecco, praticamente vedevamo il bagliore di questa battaglia in lontananza verso il fiume Foglia, si vedeva da casa mia che si trovava appunto in cima a una collina, e vedevamo appunto questa battaglia che di giorno sentivamo questo brontolio continuo degli scoppi, dei cannoni, delle bombe che cadevano dagli aerei, e che poi di notte si trasformavano non solo in boati continui, ma anche in un incendio addirittura, che continuo. Sembrava che tutte le colline praticamente fossero state avvolte da un enorme incendio. Mio nonno mi ricorda che si commuoveva perché lui aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, era accanto a me e guardava praticamente, diceva, poveri ragazzi là sotto, mi ricordo di quando anch'io c'ero. E la cosa mi ha fatto commuovere anche a me, e quindi ho voluto continuare a descrivere queste cose e sono arrivato al punto che praticamente alla fine il romanzo si chiude così, con l'amicizia che ho fatto con dei canadesi che erano venuti praticamente in riposo al convento di San Bernardino. Avevano riempito praticamente il piazzale dei loro mezzi, carromati, camionette, camion, non si passava più, ecco, da quanti ce n'erano praticamente. E loro si erano installati dentro il convento, praticamente i soldati dentro il convento, e avevo conosciuto un soldato che tutte le sere veniva a trovarci perché aveva bisogno di risentirsi in famiglia, era un soldato canadese. Dice, la mia casa è tanto lontana, praticamente ci comprendevamo appena, ecco, perché lui parlava solo qualche parola di italiano, che aveva imparato praticamente in Italia da qualche mese che era in Italia. Noi riuscivamo a capirci anche perché
e indicavamo così con le mani quello che gli offrivamo, il vino, e tutto contento. La sera dopo si portava le cioccolate ai due bambini, le sigarette ai grandi, così si è sviluppata un'amicizia. Praticamente quando poi la guerra è finita, un molinello di vento praticamente ha sollevato questi fogli e li ha portati al cielo, e allora ho voluto praticamente descrivere questa cosa. Le leggo qualche, solo qualche riga, così mi sento obbligato a dare un piccolo omaggio, ma i miei fogli in poco tempo sono rapiti appunto da questo mulinello, uno a uno. Quando mi rendo conto allungo la mano per afferrarli, invano, salgono, scatto in piedi, compio un balzo, altro tentativo, nulla, i fogli mi sfuggono ancora come in una canzonatura. Prendimi, sembrano dire, prendimi se sei bravo. I fogli si alzano sempre più alto, si cullano nel vento, sempre più in alto. Rimango di stucco, erano gli ultimi che avevo, Marghi non li aveva più. Marghi era la sorellina dalla quale quel soldato ci parlava, la sorellina molto più piccola di lui. Ma come un flash mi riaffora la visione dell'aereo da guerra passato con volo radente sul rifugio. Con la sua velocità aveva rapito il libro di Biancaneve, trascinando i fogli in direzione di Urbino. La delusione stampata sul mio viso si trasforma in un sorriso. Sì, è vero, il vento porterà i fogli sul Canada, li poserà nel giardino della casa di Marghi. Sui fogli Marghi leggerà i disegni, guarderà i disegni, leggerà le parole che vi sono scritte, penserà a Christopher, che era questo soldato, e da noi. Crederà che portare quei fogli sia stata una fata. Ma quel retro di vento mi distrae ancora, si gira intorno alla croce. Vuole prenderla? Ma no, non può, è troppo pesante, ben piantata. Cosa? Ha rapito il bigliettino di Marghi ai piedi della croce, perché ai piedi di quella croce mi ha richiamato l'attenzione un bigliettino che c'era già lì. Era un bigliettino scritto in inglese, che io non ho capito, però ho pensato che fosse la sorellina che glielo avesse messo. Allora, resto a guardare incantato, quando torno in me troppo tardi, ma no, non può, devo fermarlo, devo prenderlo, il salto che compie mi lascia impotente. È ormai alto, sempre più piccolo, un bianco fazzolettino che si cura nel vento, che riprende nella vite a salire, è un piccolo specchio che luccica al sole, è solo un puntino nel cielo. E adesso ho delusione, ma no, un sogno bellissimo, resto a guardare il vento, come un angelo porta Christopher in cielo le parole che mi sono scritte. Ogni volta che il sole, che il giorno nasce, ogni volta che muore, tutti i giorni ci manca la tua persona e il tuo sorriso, ma tu sei sempre con noi, dentro di noi. Cioè, immagino le parole che praticamente si sono scritte in quel bigliettino che ha portato Marga, la sua sorellina, appunto, a nome dei suoi parenti, appunto, sulla tomba.